È stato un riferimento per generazioni di bambini e genitori, il negozio di scarpe per i piccoli più famoso di Foggia. A breve chiuderà, per il titolare scatta la pensione, e ancora un negozio del centro foggiano abbasserà la serranda. C'è tanta bella gente a Foggia, però ce n'è molto di più brutta. Abbiamo avuto dei clienti deliziosi, educatissimi, stupendi. Abbiamo dovuto subire anche l'arroganza, la violenza di clienti che si presentavano con atteggiamento del io pago, io pretendo, mi è dovuto. Purtroppo nel cuore commerciale centrale di Foggia non sono poche le vetrine spente e i negozi chiusi. Quanto è complicata e difficile la vita dei commercianti foggiani? È molto complicato, ci sono una marea di problemi. A Foggia, quando si chiude una sala cinesca non si riapre più. E certo, perché hanno provato l'esperienza che non può portare avanti un'attività con tutti questi costi. È reale quello che si dice, ma sta succedendo anche in Italia, però qui è amplificato un po' di più. Foggia è una piazza veramente difficile. Avere un'attività commerciale a Foggia non è mai stato facile, tra crisi economica, vendite in calo, il timore delle estorsioni dal racket e abitudini di shopping stravolte. I costi commerciali dei locali a Foggia sembrano quelli di Milano. I fitti sono molto alti. Ha più ricevuto o più dato al suo negozio? Non mi ero mai fermato, ho più ricevuto. Ho più ricevuto, sì.